fare il tipo di questo. Thank you.
Dimmi. Comincia a vedersi la primavera a Fasano e temperature abbastanza miti, eppure fuori, dato il vento, sembra di essere nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, Trieste, che oggi è qui appunto alla Palestra Franco Zizzi per sfidare la Unione Fasano in un periodo di grazia che si accinge peraltro a giocare quella che sarà l'ennesima Coppa Italia. Dall'altra parte oggi la pallamano Trieste, che gli appassionati ben sanno, la squadra più titolata d'Italia, 17 scudetti, un pezzo di storia, dal 1970 una delle formazioni e delle squadre più antiche, del resto anche la Junior Fasano che quest'anno celebra appunto il suo 40° anniversario. Cominciamo quindi a vedere quelle che sono le squadre e soprattutto i giocatori che scenderanno in campo. Il fragore che sentite è dettato proprio dall'entusiasmo dei giocatori pronti per questa grande sfida. Da una parte l'acquestapone Junior Fasano con Fovio, Sibilio, Vinci, Angeloni, Angiolini, De Angelis, entrambi, Alessandro e Tommaso, Emiliano Franceschetti, Notarangelo, Albin Jörstam, grande stella, Marco Vignatelli, Davide Pugliese, Alessandro Savino, Leonardo Boggia, Grassi e il capitano Messina. Dall'altra parte, ospiti, Palmano Trieste con Marco Milovanovic, Zoppetti, Bosco, Bracovic, Dapiran, Di Nardo, Rovatin, Mazzarol, Milovic, Parisato, Perlic, Popovic, Sandrin, Stojanovic, Valdemarin, Visintin, arbitri Giuseppe Cosenza e Davide Schiavone. Ovviamente l'appello, li abbiamo citati tutti, abbiamo raccontato un po' quella che è la storia delle due squadre, pluritolate entrambe. L'appello non poteva mancare, soprattutto al mio fianco, con estremo piacere, come ogni volta, Antonio Latazza. Buonasera Antonio. Buonasera Vito, qui ci soppiamo, speaker, tra un po' giocheremo pure. No? Sempre di più. Come diamo il benvenuto anche agli ascoltatori da Trieste che ci ascoltano, una piazza che di fine storica a dir poco è la pallamano, quindi sei sempre un esempio, no, di quello che è questo sport. Beh, diciamo che anche a livello internazionale Trieste è stata un po', ecco, spesso paragonata dagli addetti ai lavori alla Juventus della pallamano, insomma è una società storica, importantissima, plurititolata e che tante soddisfazioni anche dal punto di vista europeo ha dato con orgoglio all'intera l'intera nazione. Certo, ovviamente in questo momento storico sia la Junior, che è stata protagonista negli ultimi anni a livello nazionale, sia il Trieste stanno attraversando una fase, potremmo dire, definendola, guardando la classifica, mediocre. Sono due squadre appunto al centro classifica, che oggi separate soltanto da due punti, però sicuramente hanno un ottimo potenziale e possono dare enorme spettacolo in campo. Peraltro cominciamo a vedere anche con l'ausilio di Tiziano Di Carlo, che sta gestendo come sempre la regia, quelli che sono i giocatori in campo. Vediamo appunto Popovic, Dapiran e insomma da una parte che possono essere Rovatin, ovviamente, che sono quelli che possono maggiormente impensierire l'Highlander, Rito Foglio dall'altra parte, che si fa ambasciatore stella invece della squadra oggi bianco-azzurra, che avere in campo i soliti e consueti effettivi e soprattutto su tutti un'incredibile scoperta quest'anno, Albin Jörstam, giocatore che sicuramente sta trasmettendo grande entusiasmo ai suoi compagni di squadra, trascinando un organico giovanissimo che da sempre, anche forte degli scudetti giovanili, ha caratterizzato la società pugliese. Sì, intanto Trieste che è iniziato subito con il tiro di Pernic che finisce, di Popovic che finisce alto, subito di partenza veloce della Junior con la grande parata. E qui Milovanovic bravissimo, bellissimo l'intervento, leggermente sovrappeso il numero 12 triestino, grande reattività con arti inferiori e superiori a chiudere perfettamente lo specchio con una mezza pelle d'orso che tanto piace a chi ci sta guardando anche da casa. Sì, dicevamo un conversano che un Trieste che si è rinforzato proprio in settimana con l'arrivo con la scorsa settimana
precedente all'incontro contro il Sassi di sabato scorso, con l'arrivo di Igor Milovic direttamente dal San Gallo, dalla Svizzera, comunque di un certo livello, con esperienza anche in Europa, e colma anche una lacuna da un certo punto di vista nel mancino, che tanto ovviamente serve. Una palla, intanto c'ha già il braccio alzato per il passivo, il tiro anche forzato, sì, tra l'altro molto bravo Iestama ad accorciare lo spazio, a dare pochissimo specchio all'ala del Trieste, e quindi anche in questo caso ottimo il tempismo sulle gambe, è fondamentale. Sì, andiamo anche ad analizzare un po' gli uomini a disposizione con il Trieste, che ha ranghi completi. Il Fasano invece si è presentato con l'assenza di Bearevic per problemi dell'ultima ora. Sì. E con anche un pugliese praticamente a mezzo servizio, perché vediamo in pantalone di Tulunga, diciamo, non entrerà in campo salvo necessità estrema, perché ha urtato la testa a un palo durante l'allenamento in settimana e ha anche i punti sul capo, quindi giustamente per ragioni precauzionali, di sicurezza, non sarà schierato in campo nelle probabilità. Chiaramente è un, come dici, dici bene, è una perdita importante per la Junior, ovviamente, specialmente nelle ultime partite si stava particolarmente mettendo in mostra. Intanto ancora il Trieste dall'altra parte subito, un'azione rapida qui molto bravo, il numero 10 Popovic prova ancora a prendersi del tempo, intanto sul passivo, adesso deve necessariamente tirare, prova ad entrare, però serve la dall'altra parte, il tiro, ed è il primo gol della partita, al minuto 2.30 arriva per Trieste proprio da Gianluca Dapiran. Sì, Dapiran che è atleta di calibro assoluto alla sinistra nazionale, oltre a diciamo aver avuto anche esperienza in Spagna di un certo livello, è tra i 5 migliori realizzatori nella scorsa Liga Sobal. Ovviamente parliamo di uno dei campionati più competitivi al mondo. Assolutamente. Ottimo l'impatto in terra spagnola di Dapiran, che è voluto rientrare nella sua Trieste in questa stagione. Beh, ora, sì, gran giocatore, ovviamente lo descrivevamo appunto all'inizio partita, qui stato solito asse cercato e pluricercato Francesco Attiva, è stato qui un placcaggio, scontro al centro campo, e dicevamo appunto di Dapiran, giocatore che avevamo appunto abbondantemente descritto anche nella presentazione della partita, un giocatore che è importantissimo per il Trieste. Carso conduce per 0-1 dopo 3 minuti e 30, con la possibilità di poter quindi raddoppiare il vantaggio subito. E anche sul fronte difensivo un'assenza molto importante, quella di Bearevic, decisamente sì, però in questi primi istanti ha sempre fatto bene la Junior, con la testimonianza anche di un lavoro di squadra che diciamo allinea tutti anche in questo caso, ottimo il lavoro di coordinamento tra difesa e portiere. Jelstam però non riesce a sorprendere Milamanovic, e può ripartire ancora in ripartenza ora il Trieste con Flavio Messina, che non riesce a fermare Rovatin, che realizza il 2-0, e c'è anche il giallo per Flavio Messina, che ha tentato fino alla fine di giusto il giallo, però mi sembra davvero un bel approccio, abbastanza regolare l'azione del Trieste, si è compiuta davvero molto bene, bravo portiere che ha letto il tiro di Iosta, forse leggermente forzato, gli è sempre riuscito, in questo caso un po' più prevedibile, e poi ottima la ripartenza rapidissima dei rossi. Intanto ancora dall'altra parte, prova a giocare ancora Milovanovic, ma questa volta c'è il giallo e anche il tiro dai 7 metri proprio sul numero 5 di cui parlavamo un attimo fa. Sì, anche in questo caso mi sembra più che corretta la lettura dell'arbitro, perché Angiolini è stato spinto proprio al momento della conclusione dalla linea dei 6 metri e è stato ostacolato, anche se era stato molto bravo Milovanovic, però il tiro era vistosamente condizionato anche dalla spinta. Ora Iostam con delicatezza, veramente bravo Iostam, doveva metterla dentro così, soprattutto non poteva sbagliare, un punto a 7 metri che, per quanto sono passati appena 5 minuti, avrebbe poi rischiato di regalare un back di 3 punti notevole al Trieste. Del resto appunto Milovanovic si era opposto benissimo fino a questo momento. Intanto ancora Trieste in azione offensiva, fa girare ancora bene Palrovatin, ecco ancora lui, il centra nel tiro, questa volta in movimento Fovio nulla può, ha superato molto bene quella che è la linea difensiva, e intanto qui richiama i giocatori della Junior Fasano a ripartire da proprio metà campo. La rimessa veloce non era dunque riuscita, e adesso proprio Franceschetti che dovrà, con Jelsam altissimo,
riacquisire lentamente la posizione di pivot. Intanto ancora Angiolini che scambia ancora con il compagno in posizione dalla sinistra. Ancora Angiolini prova ad entrare, inchiodatamente la difesa, fa girare il pallone verso Natalangelo che scala benissimo verso Messina, che la mette dentro di spiata, e dunque 3-2. Bravo qui Messina, non semplice, mai semplice, però sì, quando qui, l'angolo, esatto, quando sei bravo con lo scalare riesci a regalare uno specchio così ampio alla tua ala destra, anche se fuori mano, e soprattutto se Flavio Messina, è molto più semplice metterla dentro. Sì, tra l'altro era stato bravo, mi ricordo che ci ha preso lo specchio, l'unica soluzione era quella trovata bene da Flavio Messina. Ora vediamo Milovan in azione, una fit qui, c'è Angeloni che... intervenuto anche in maniera dura su... qui il fallo è evidente, credo che si sia anche fatto male Milovic, ne parlavamo un attimo fa, il giocatore appunto ne arrivo, non comprendo questi due minuti a richiesta onestamente, perché generalmente non essendoci l'ausilio della tecnologia, e poi tra l'altro era stato Angeloni a commettere il fallo, sì, non era stato neanche Angiolini, esatto, che giustamente dice di non essere stato questo è un chiarissimo errore incomprensibile, peraltro ridiamo perché Angiolini esattamente come noi si sta chiedendo cosa abbia fatto per meritare questi due minuti, e dunque intanto speriamo che Igor Milovic possa dunque rialzarsi adesso con l'ausilio del medico sociale, perché anche noi abbiamo visto un bel intervento abbastanza... Sì, credo non è caduto neanche bene. Credo che i posumi siano proprio della caduta, sì. E visto che si toccava il gomito, immagino sia stato proprio quello il problema. Intanto dunque con l'uomo in meno, ma con il portiere fuori, quindi in situazione di parità, adesso in occasione offensiva, la Junior Fasano si accinge dunque al minuto 6 e 40 secondi a gestire questa occasione offensiva. Intanto ancora Angeloni che fa girare per Franceschetti, bene Notarangelo, lo schema adesso, largo movimento, intanto Notarangelo prova ad entrare, ancora questa volta il tiro che finisce abbondantemente fuori, e dunque potrà ripartire rapidamente Milovanovic adesso con Popovic dall'altra parte ancora, e sì, rallenta dunque il Trieste, prova adesso a gestire con Rovatin quello che è il primo attacco con l'uomo in più, adesso il 6 ancora con Popovic, Rovatin prova, finta il tiro, serve dall'altra parte ancora Milovic che cerca in posizione di pivot aggiunto, di doppio pivot proprio Popovic, la palla finisce fuori e Fovio intima i suoi di rallentare ricordando, sì, a tutti che c'è un uomo in meno. Anche prima forse c'è troppa frettolosità nell'andare a tirare di uno, anche se c'era lo spazio ben creato per Angeloni, però peraltro errore, come dire, riflesso anche dall'altra parte, poi l'attacco del Trieste nel tentativo di cercare Popovic in posizione di doppio pivot. Intanto con l'atleta l'attatura a uomo di Rovatin fa fatica, fa molta fatica a trovare spazio Jonsam, ma qui devono essere anche i compagni a liberarlo, sì, con il classico incrocio alle spalle dell'atleta. Ora Angeloni prova a velocizzare, era buona la conclusione d'Arangio, non la mira, sì, però il tempo era giusto. Sì, giusto il tempo, bravo nel movimento, però devono cominciare a capire che probabilmente per Jostam sarà così fino a fine partita, o quantomeno fino a che il Trieste non avrà acquisito un discreto gap, quindi è chiaro che bisognerà organizzarsi di conseguenza cercando di allargare le marcature e far passare Jostam in qualche modo. Sì, anche perché proprio in questo senso l'esclusione temporanea di Angiolini è piuttosto pesante. Ora Popovic prova a crearsi lo spazio e poi Rovatin, grande la parata di Fovio e poi bravo anche De Angelis a piombare sulla respinta. Quindi comunque in questi due minuti di esclusione temporanea con Mimino è riuscito a mantenere la casella a zero nel... Anche in questo caso subiti, quindi è un buon segno anche questo per la Juni. Anche in questo caso diciamo buona parata di Fovio, però un tiro non eccezionale, sì, cioè, è stato bravo a rimanere in piedi e soprattutto c'aveva lo spazio per poterla mettere anche altrove, gli è praticamente tirata addosso. Sì, è andato dritto per dritto praticamente, sì. Ora scala bene il Trieste, non lascia spazio. Sì, ottima difesa fino a questo momento. Cioè, sì, il colpo al volto l'abbiamo visto, non involontario, sì, assolutamente, diciamo, involontario, infatti è sorpreso anche lui, però è evidente il colpo al volto, peraltro aveva la testa girata altrove, quindi anche a volerci mettere da malizia ritengo davvero che sia un colpo involontario, assolutamente, scusate per due minuti, l'arbitro ovviamente dà regolamento, esclude quindi il giocatore del Trieste che sarà adesso fuori e garantirà quindi alla Junior Fasano la possibilità di poter
attaccare con l'uomo in più. Intanto Yostam, che adesso continua a palleggiare, fino a questo momento marcato a uomo Antonio ha potuto poco. Sì sì, è la marcatura strettissima di Rovati in questa 5-1 molto profonda la parte del Trieste, che sta creando qualche problema alla Junior, che abbiamo detto già in avvio di che è un po' anche poi scelte limitate quest'oggi. Sì. A livello tattico, sia sul fronte difensivo l'assenza di Berge, ma soprattutto sul fronte offensivo, perché manca praticamente, non c'è neanche un mancino in campo. Sì. Diciamo, non è facile nella pallamano che hai classici ruoli a specchio, devi sì, peraltro come dicevamo permettere ai fuorimano, che sia terzino che sia dala, il tiro pulito richiede molto molto lavoro. Non ho capito il 7 metri però, perché tanto ancora Yostam sceglie una bomba, pensa. Sì. Sì. Sì, sì sì, questa era davvero imprendibile, e se la prendi ti fai anche male, quindi 3-4 siamo. Sì, in partita la Junior Fasano. Sì. Nonostante il buon avvio del Trieste. Sì, onestamente, come dire, abbastanza importante quel momento dei due, i primi due minuti della Junior, in cui non è riuscito a cioè il Trieste non è riuscito a mettere, quindi ad aggiungere punti e gol al proprio tabellino, fondamentale per la Junior, quindi che adesso può gestire in superiorità numerica la partita. Intanto ancora Trieste prova ad accelerare qui. Rovatin con te palleggio, ma viene chiamato il passivo. Adesso cerca ancora dall'altra parte il compagno. Bravo, bravo Franceschetti. Sì, bravo Franceschetti. A posizionare. Tanto abbiamo visto anche nei primi minuti gli arbitri che hanno il che nei pieni dettami della pallamano europea alzano subito il braccio. Sì. Per il passivo, lo vuole velocizzare. No, sì, certo. L'azione era più spettacolare. Beh, chiaramente anche in quel caso Rovatin si era un attimo perso. Intanto arriva adesso la bomba di Yostam, perché stavamo aspettando l'inizio partita. Sì, era sì, classico, ci siamo abituati ormai a questo tipo. Con l'uomo in meno c'è più. Sì. Spazio, Yostam ovviamente diciamo pulisce, avendo anche perso poi il l'aggravante. Sì. Della marcatura uomo, quindi si riparte dal 4 pari e c'è ora il tempo fermo, vediamo per quale motivo c'è. Sì, viene richiamato quindi la pulizia del parquet, che evidentemente sì, l'occasione prima di Franceschetti, insomma, nel recupero palla fallo subito, che ha permesso poi alla Junior di giocare quella che è l'azione offensiva, che ha permesso poi di giungere al 10° minuto sul risultato di 4 pari. Una buona partita, intanto vediamo animarsi Crastolla e Ancona nel tentativo di redarguire la propria difesa. È importante ogni singola azione. Dall'altra parte invece Oveglia cerca di seguire con attenzione i suoi. Ancora Rovatin, sempre ricircolo rapidissimo del pallone con Popovic. Ancora Trieste dall'altra parte con Rovatin. Anche la, detto l'ottima difesa del Trieste, anche la Junior non sta difendendo male. Infatti ora bravo Angeloni a chiudere il braccio. Sì, 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 qui si sono praticamente schiacciati ovviamente nel movimento in caduta, non avendo più l'appoggio. È caduto, c'è anche il passivo Milovic. Ah, che deve ancora un po' entrare tiro in forma. Sì, sì, non... sì, decisamente brutto anche un passaggio errato, però c'è da dire che è appena arrivato, quindi occorre anche un po' del tempo per ambientarsi, è fisiologico. E intanto ancora il solito cambio attacco difesa, Angeloni De Angeli, se... è comunque abbastanza santa questa Junior. Sì. Fasano tra Angelini, Angeloni. Sì, e infatti, due De Angelis. De Angelis, direi che e non ci sono i De Santis, se no avevamo contato verissimo. E intanto, a proposito di De Angelis, ancora Marco Milovanovic, che oggi è in giornata di grazie. Sì, è un portiere di caratura importante, l'ho sempre dimostrato. Ora si era liberato Bella! E ancora Milovanovic, l'attacco, ancora quel tanto che basta per fermare il tiro. Bravo, 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 bravo. E quel tanto che basta, Antonio, non ti arriva così. Quel tanto che basta lo riesci a mettere nel momento in cui becchi il tempo perfetto. No. Gran parata di Milovanovic. Tra l'altro abbiamo negli occhi, no, anche le parate dei portieri delle nazionali più importanti. Vero. Dei mondiali, proprio trasmesse da Sky. Anche questo è un evento importante per la panna italiana, per la panna italiana, per quanto cresce il movimento, anche faccio vedere queste cose. Abbiamo visto Andin, uno tra tutti, compiere dei miracoli che hanno portato anche la Danimarca a vincere insieme a quel genio di Mikkel Hansen, il secondo mondiale. Torniamo in cronaca con bravo Franceschetti, qui bravo. Molto bravo, tra l'altro è un riflesso movimento praticamente con i polpastrelli e con il polso, bravissimo nel togliere la palla esattamente alla posizione che doveva essere. L'ultimo tocco tra l'altro. Sì. Era del
di Dapiran, che si è inserito come pivot praticamente nella circostanza. Sì, Dapiran fino a questo momento, da cui ci si aspetta sempre tantissimo, fino a questo momento, oltre quella bella azione all'inizio, un po' opaca la sua prestazione. Intanto adesso nota Angelo ancora dall'altra parte, è rientrato Angiolini, e intanto Franceschetti riacquisisce la posizione in posizione di pivot, ancora bravo in questo caso il tiro deviato e palla che finisce fuori. Era stata una bella conclusione quella di Filippo Angiolini. Adesso Messina che richiama Notarangelo, sì, ad avvicinarsi. L'arbitro richiede ancora una volta la pulizia del parquet, comprensibilmente, visto il... Intanto sì, approfittiamo di questa piccola per andare a leggere il quadro di giornata con Bolzano Fondi, Sassa di Siena, Cassano Magnago Bressanone, Junior Fasano Trieste, qui sotto i nostri occhi, Merano Cingoli, Conversano Siracusa, Molteno Appiano. Queste le gare, sì, di giornata. Scontri interessanti, Antonio. Sì, ci sono, tra cui Sassa di Siena, penso che sia il match principale di cartello di questa giornata, però abbiamo visto che le sorprese non mancano mai in ogni giornata, e il Converso non è anche approfittato di queste incertezze, sì, delle inseguitrici. Saremo a vedere, sta però Angelo, il tiro questa volta Milovanovic, probabilmente non la vede partire, sì, non riesce a metterci una pezza, la Junior passa in vantaggio, 5-4, parziale di 3-0, la Junior, ora bravo da Piran, molto bella! Bravo. Bella! Bella, bella, grandissimo gol, davvero bravissimo, e l'avevamo detto, è questo del Dapiran che conosciamo. Anche se c'è da dire, in due hanno abboccato. Ne ha mandati al bar 2 Dapiran, ne ha messa dentro una delle sue ed è due, 5 pari in questo momento. Angelo ancora in terzino terzino con Angiolini, con Jostam che viene tenuto lontanissimo da Roma. Occhio al braccio del passivo, perché sì, queste situazioni chiamano. Qui ancora Angiolini prova ad entrare, Angelis e Cabello spacca l'incrocio, il numero 15, l'enfant prodige, e quindi 15, numero 15 della Junior Fasano che la mette dentro, 6-5. Intanto dall'altra parte uno che è giovanissimo, più non è, Vito Fovio mantiene il risultato esattamente come era, 6-5. Sì, anche qui però è da segnalare l'errore della difesa, di nuovo hanno abboccato alla fetta, sì, questa volta di Erovatin, sì, in due, e giustamente Francesco Ancona ha, sì, da ridire ai suoi, sì, alla sua difesa, perché non sempre può mettere una pezza, questa volta, no, cioè, è arrivato prima, sì, non poteva, anche perché il polso è diverso quello di Dapiran, sì, da quello di Erovatin, c'è da dire. Per ora... quanto siano due giocatori dotati di un'agilità incredibile, sì, diciamo, anche perché giocando alla naturale Dapiran ovviamente sei più portato a usare il polso, certo, in maniera libera. Tanto ancora Junior Fasano con Notarangelo che prova ad entrare, qui trova lo spazio, poi in caduta forza un attimo un tiro, ma era sicuramente l'unica cosa che poteva, sì, fare. Era difficile, sì, a testa bassa, poco stilisticamente, poco, sì, poco, sì, bello, sì, da vedere, però poi si è arrivato, non poteva chiaramente più mettere il piede, non poteva palleggiare, doveva tirare, è caduta, ha potuto dare poca forza. Intanto ancora Notarangelo dall'altra parte per Messina, fa ancora girare il pallone, adesso Angiolini che prova a metterla per Franceschini, che riesce ad entrare e questa volta si mette ancora lì ed esulta, incredibile Milovanovic, lo storico. Intanto l'arbitro permette al Trieste di poter proseguire ancora con il capitano Marco Visintin, e qui intanto viene fischiato il fallo e la munizione per Angeloni, per il fallo di prima, che, sì, 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 è un po' goffo, sì, un paio di occasioni quest'oggi, ma torniamo un attimo, sì, nel duello Milovanovic Franceschetti è appannaggio, sì, completo del portiere Giuliano, che merita, sta davvero facendo una grandissima partita. Tanto adesso è proprio il 5 Dapiran contro Vito Fovio, 7 metri e dentro, 6 pari. Match divertente, comunque, bella partita equilibrata, sì, ci stiamo divertendo. Intanto 16 minuti dall'inizio della partita, sì, gesto apotropaico di Franceschetti, sì, che vuole ritrovare anche lo smalto per battere Milovanovic, ovviamente poi quando cominciano questi duelli c'è anche dello psicologico alla lunga. È anche vero che è mancato un po' il balletto con il suo consorte Jostam, eccolo qui, che solitamente ci delizia di un asse che spesso e volentieri molto produttivo per la Junior Fasano. E intanto adesso, sì, proprio De Angelis, sì, Alessandro De Angelis, fratello di Tommaso, buona, bravo, finta, bella, scivola, e qui giusto anche, ecco, lunghissima per Milovanovic, che c'è chiamato a velocità d'azione ora la Junior, Notarangelo
ecco, a voler fare perde l'attimo per servire Franceschetti. Alessandro De Angelis, Arangelo, prima finta, poi rischia quasi il passio, poi qui subisce una carica. Borderline l'intervento in quel frangente di Stojanovic. Sì, ha rischiato l'esclusione temporanea. Sì, 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 sì. Tra l'altro a voler marcare, appunto, a voler identificare quello che può essere stato un errore di un ottimo, impeccabile Stojanovic, quel lancio in contropiede che poteva determinare un gol per il Trieste, che invece corrisponde al 6 pari, perché dall'altra parte la Junior non è riuscita e adesso però ha in compenso il beneficio dell'attacco, avendo appunto chiamato il time out, a riportarsi sul gol di vantaggio, gol che sta scandendo un po' quella che è la partita fino a questo momento, una partita possiamo dire meno equilibrata all'inizio, la Junior ha resistito in quei momenti, in quei frangenti con l'uomo in meno, e adesso punto a punto, Antonio, la partita si sta sviluppando con un bel e divertente gioco alla pari. Sì, la tua analisi è più che corretta, ha sofferto un po' la Junior nei primi istanti, mentre possiamo vedere i punti di Pugliese dietro, sopra la nuca, però poi è rientrato in partita. La differenza è nelle espulsioni temporanee, la Junior ha resistito senza subire reti quando si è trovato in svantaggio numerico, invece il PS ha subito un piccolo parziale, un break di 3-0, non tutti sotto escuse temporanee, però un break di 3-0 che ha ribaltato dal 2-4 al 5-4 per la Junior, e poi è andata via punto a punto la gara che sta per riprendere. Sì, aggiungerei all'analisi fatta da te un attimo fa che è premiante per il Trieste il contenimento impeccabile di Albi Jørstam, che si è visto poco fino a questo momento. Sì, sì, Jørstam che viene tenuto alto dalla Roma Team, ora ha provato Franceschetti a liberarli facendo un po' la schermo, però è altissimo, praticamente sulla linea di centrocampo. Ora nota Arangelo, cambia con Angiolini che prova a procurarsi dello spazio allargando la difesa del Trieste, però un po' anche macchinosa la manovra della Junior in questo caso. Ora Arangelo, prima finta, rischia quasi i passi, poi è ottimo lo scale della Junior, e c'è qualcuno che ha trovato l'antidoto a Milovanovic, è Tommaso De Angelis. È vero, e soprattutto Tommaso De Angelis rispetto alle prime partite di questa stagione ha anche trovato fiducia in se stesso. Lo vedo maturato decisamente, è convinto dei propri mezzi, è indubbiamente classe un talento. 2005, stiamo parlando di un sedicenne. Oddio, no, quindi non me lo ricordo. Noi ce lo dobbiamo fare finito il liceo. Però dicevo, comincia ad acquisire fiducia in se stesso, è un ragazzo che anche questa sera abbiamo visto riesce ad entrare, riesce a beccare il movimento, si è lanciato bene nell'uno contro uno contro il portiere, quasi mai sta avendo difficoltà. E intanto ancora dall'altra parte il Trieste con Papiran, che viene fermato molto bene da Franceschetti, i due non se ne mandano a dire, e tanto si riprenderà quindi dai 9 metri ancora con Dapiran, questa volta contro Notarangelo, molto più duro, e brutto fallo di Notarangelo, è corretta l'esclusione per 2 minuti, ha spintonato nettamente Dapiran, i due però si scambiano un 5 e si comprendono, giustissima l'esclusione per 2 minuti. Sì, ovviamente Dapiran è un atleta furbo, al primo tocco si è lasciato andare quasi calcisticamente, sì. Però il fallo è sacrosanto, non è assolutamente discutibile. Cioè, ci vuole anche furbizia, evidentemente accentuato, sì, è chiaro, però il fallo, diciamo, da regolamento prevede quella che è l'esclusione per 2 minuti. Intanto ancora la pulizia del parquet e qualche secondo per rifiatare Angeloni, che deve acquisire maggiore sicurezza in posizione di centro dietro. Oggi manca Zeliko Bearevic, che come dicevi giustamente prima è un elemento fondamentale per la difesa. C'è un'assenza pesantissima. Mentre se avevamo benedetto il parquet della Zizi, la scorsa gara contro il Pressano, perché praticamente non si interviene quasi mai per asciugare il parquet, quest'oggi invece già tante interruzioni. Non è facile calcolare l'umidità, tra l'altro temperatura primaverile inoltrata qui a Pressano quest'oggi, superati i 20 gradi, sinceramente non sembra febbraio. No, assolutamente no. A proposito di parquet, si aspetta con ansia l'inaugurazione, poi vedremo quando, del nuovo palazzetto dello sport qui a Fasano. E intanto ancora Trieste adesso con Milovic, che si era chiamato molto bene in posizione di pivot. Intanto dall'altra parte un pallonettino di Marco Visintin, il capitano. Sì, efficace, ma anche questo non bellissimo. Non bellissimo. Però è brutto, però efficace. Insomma, l'importante è che adesso questo gol e quel tiro bruttissimo valga il 7 pari.
sembra quasi un gancio, sì, sembra basket, diciamo, una layup. Una scena di Space Jam con un tiro dei Looney Tunes, però intanto ancora adesso dall'altra parte Angeloni vuole entrare il palo. Entra bene Angeloni in questo caso, sfortunato. Adesso ancora Marco Visintin. Certo, poteva anche rallentare un po' l'azione Junior, che ricordiamo è in inferiorità numerica. Sì, non ce n'era bisogno effettivamente. Il Trieste adesso sembra avere effettivamente il pallino del gioco con estrema maturità, la gestione del possesso palla. Intanto ancora da Piran qui al limite, riesce ad entrare, la mette dentro il numero 5. Al limite dei passi, forse anche un pizzico. Sì, sì, penso anch'io. Qui c'era da interpretarlo, però che giocatore da Piran, quando comincia sì, a giocare lui, insomma, è un piacere vederlo. In questo inedito ruolo di terzino destro, non, sì, non proprio sì, inedito, sì, però diciamo abbiamo visto più giocare d'ala. C'è Visentin a occupare il posto a lui designato. Ha comunque soluzioni il coccio Veglia, non gli mancano qui. Assolutamente sì. E intanto ancora Angeloni per Angiolini. Angelini sempre per Franceschetti, adesso che ritorna in posizione di pivot. Angeloni per Jostam e con gli Angiolini il palleggio che prova ad entrare un po' scomposto, viene fischiato il fallo. Era stato bravo Visintin a chiudere con il compagno da Piran nel movimento, poi era caduto anche Angeolini, adesso che prova a rientrare il tiro murato da Piran. E l'arbitro qui, però sì, quasi prima era abbastanza ai limiti delle scuse del Foragno, ora però c'è ancora il parquet da asciugare, quindi l'ennesima sì, sosta. Peccato, guarda, perché dato il ritmo che c'è, i giocatori stanno giocando benissimo, questa partita senza queste interruzioni sarebbe una partita spettacolare. Invece spesso e volentieri, appunto a causa di questi stop temporanei, il ritmo viene smorzato. Certo, ovviamente non rendendo meno bella una partita che fino adesso è stata davvero molto interessante. Ricordiamo, minuto 21 e 14 secondi, 7-8 per gli ospiti. Sì, mentre si sta per ripartire il gioco con Notangelo, che è rientrato dall'esclusione temporanea. Tocca il suo pallone, il suo primo pallone dopo i due minuti. Rischia ancora il passivo da Junior, sì. Ora Notarangelo fa tutto da suo. Milovano c'è il palo. Milovano, allora, tiro non irresistibile, tantomeno la parata, insomma, abbastanza basilare. Fortunato però Milovano che ci ha aiutato dal palo in questo caso. Adesso sì, Visintin rallenta. Lo stesso dice Rovatin al compagno da Piran. Intanto, insomma, sì, adesso il Trieste, che... ritmi, il Trieste sono stati forsennati fino a questo momento, nei primi 20 minuti in pratica. Intanto ancora Rovatin, sempre agilissimo, anche lui un giocatore sempre molto interessante. Renta, molto bravo in questo caso Mirovic, non aveva fatto vedere chissà che fino a questo momento, addirittura qualche tiro sparato un po' troppo alto. Bel movimento, uno scavalcamento non eccezionale, non irresistibile, ma funzionale. Intanto ancora quel tiro ed esclusione in questo caso per due minuti. Si chiede se io, sì, proprio lui, sarà adesso tiro dai 7 metri. Bratkovic, sì, tratta, sì. L'avevamo detto appena, abbiamo visto che ci sarebbe stata l'esclusione da due minuti, giusta l'interpretazione, sì, dell'arbitro. La spinta alle spalle, chiaramente. Anche qui non era stata una spinta così sì, diciamo calibrata in maniera forte, però anche Guangiolini si è lasciato andare sullo slancio, sì, sì, ha imboccato anche l'esclusione temporanea. Esatto, in linea di teoria è esclusione due minuti, per due minuti tutta la vita. Intanto adesso Jostam, questa volta non contro Milovanovic, il tiro liftato. Che bello quando Jostam fa questi giochetti psicologici. E Zoppetti lo ha potuto nella sua brevissima temporanea apprizione. E intanto adesso non rientra Milovanovic, vediamo, sì, Oveglia, sì, prova sempre la carta dell'uomo. Ci ha pensato un attimo, adesso per lo meno per avviare l'azione, poi certo, c'è la classica fuga alla panchina per ridare occupazione alla porta. Da Piran con Franceschetti, lo fermano bene questa volta. Si chiamerà il passivo a brevissimo intanto, ancora, ed eccolo qui. E qui Similovic che ha subito questo fallo, e ancora una volta tempo fermo, e si pulirà il parquet. Sì, praticamente ogni volta che finisce a terra, sì, una atleta. Ripeto, è un peccato anche perché poi i ritmi concitati quando crescono riescono a sfociare sempre in una bella palla a mano che abbiamo visto fino a questo momento.
e invece un po' così come ogni volta ripartire da zero. Intanto dall'altra parte due vecchi cari amici della pallamano italiana, Flavio Messina e Visintin, che scambiavano due chiacchiere. Intanto ancora da Piran, che bello questo layup, bellissimo, è anche molto molto difficile, Antonio, perché si è dovuto girare in volo e lui è penetrato, sì, praticamente come da terzino. Rispetto al solito ala pivot, per esempio, è molto più complesso. Sì, è, diciamo, uno schema chiamato bene sotto passivo, più che efficace. Con l'uomo in meno. Sì, assolutamente sì. Ora Yersam, la palla arriva ancora a Tommaso De Angelis. Che bravo questo ragazzo, ci sta facendo divertire tantissimo. È un giocatore che ha un futuro roseo. È davvero un giocatore che sta facendo vedere tantissimo e ha guadagnato, ecco, non solo per le assenze, ma di diritto per i numeri che sta facendo vedere e mostrando una posizione titolare come quella di oggi. Esatto, intanto vediamo in campo Daniel Mazzarol, giovanissimo, che entra come ala destra, sempre porta libera per il Trieste, mentre c'è il palo colpito da Tapiran. Ora sì, può accelerare la Junior, deve con farlo, sì. Per un po' il tempismo ora Yersam, da sotto le gambe per Franceschetti, che questa bello! È una poesia, questa è una poesia. Che bello, che bello, che bello. E vi invito, ragazzi, a tornare indietro. Abbandonate per un attimo lo streaming, io Antonio non questa, ce la prendiamo. Sì, no, infatti. Ma rivedetelo, ragazzi, voi che potete rivedetelo, è bellissimo. Ma veramente ci lascia quasi senza parole. Che spettacolo, e infatti l'asse ricostituito Yersam Franceschetti, che si sblocca così. Sempre in un tango così dall'Argentina alla Svezia, che ci delizia ogni volta. Intanto ancora dall'altra parte, subito Trieste, il tiro addosso a Foglio, che ovviamente non ha dovuto fare gli straordinari per prenderlo. Sì, io siamo ancora rapidissimo dall'altra parte, va a ripartire cercando in velocità il compagno Angiolini, che adesso però inchioda per un attimo e prova a pensarci un secondo. Serve Yersam, che invita ai suoi a respirare un attimo, e con lui anche noi. Sì, intanto vediamo sempre deghizzare Angeloni, sia Francesco ancora sia Giuseppe Grassole, due coach della Junior Fasano, sì, che si distraggono dall'andamento dell'azione offensiva per dare indicazioni al giovane atleta abruzzese. Ora ancora, ma che bravo questa volta! Merci a trois, direi, sì, questa palla a mano champagne, gran palla di Yersam. Spettacolare la girata di Franceschetti, sì, che si è preso lo spazio benissimo, davvero bravo, bravo, bravo il 18. Ma che bravo, volando Marco Milovanovic, indubbiamente il migliore in campo dei suoi fino a questo momento. Sì, assolutamente sì, un atleta che sta facendo molto bene, poi al cospetto di una leggenda come dopo io dall'altra parte. Ora ancora il suo punto debole, Tommaso De Angelis. Ancora. Ecco, però guarda, in questo momento voi da casa non riuscite a vederlo, ma Milovanovic stava mimando alla panchina proprio il movimento del difensore, che spesso e volentieri fa arrivare De Angelis a tirare un po' troppo accentrato, e quindi è chiaro che ovviamente ha molto più specchio e riesce a metterla. Stava appunto lamentando questo, ma è evidente che è stato il suo punto debole fino a questo momento. Però sì, grande grande partita e grande pallamano, sono convinto che anche da casa, un po' dovunque, soprattutto da Trieste, salutiamo come detto gli amici che stanno seguendo i propri beniamini qui in una trasferta lontanissima, si stia divertendo. Tra l'altro è vero che ha spazio Tommaso De Angelis, però ha anche realizzato quattro reti in quattro modalità, sì, diverse, e quindi soprattutto su quattro tiri, 100% sì, in questo, sì, momento. Sì, forse sono, il primo gliel'ha parato, poi sì, il primo è giusto, sì, è intervenuto, quindi 4 su 5 comunque. Per un quindicenne, parliamo di percentuali, sì, sì, esatto, soprattutto esatto, quando vedi che gli altri, anche la posizione più favorevoli come, sì, la linea dei 6 metri, stanno avendo difficoltà, sì, è comunque una grande prova di maturità da parte di De Angelis. Assolutamente sì, e intanto gli arbitri hanno richiamato i giocatori in campo e tra l'altro ne hanno approfittato anche per dissetarsi. Si giocherà quindi adesso con la palla in mano dei giocatori del Trieste, Rovatin e Tapiran. Si scambiano un paio di opinioni circa il prosieguo nei prossimi 4 minuti praticamente giusti che mancano fino alla fine di questo primo tempo, che vede la Junior in vantaggio di un gol, ma il Trieste adesso con la possibilità di pareggiare immediatamente. Rovatin a servizio ancora da Piran, adesso sempre Rovatin, cerca Milovic, provano a far girare rapidamente il pallone ancora da Piran, che viene fermato probabilmente a rischio con lo sfondo, tra l'altro con Franceschetti, non ci casca l'abito. Intanto ancora bravissimo Rovatin a entrare
bella questa palla, e ancora il tiro va da posizione quasi zero, bravo Notarangelo in questo caso, e buona la parata di Foglia. Sì, sì, non ha bocca questa volta Foglia, il tiro un po' sempre non promette, sì, bello di... non bello, ma anche per una semplice ragione, sì, dato... Notarangelo è stato bravissimo ad accorciare, è entrato in difficoltà, pochissimo spazio lì, ormai dovevi tirare perché altrimenti sarebbe stata evasione, ovviamente le reti di faccia a Foglia. Sì, buona anche un'altra difesa della Junior. Stavo analizzando prima tra me e me che l'occasione importante per Angeloni di trovare spazio e di crescere anche proprio nel cuore della difesa della Junior. Dall'altra, sì, parte Angiolini prova a farsi spazio da solo, subisce il fallo ed è 2 metri con Franceschetti dalla linea tratteggiata. Jerzam indovina ancora una volta e poi al limite della doppia, sì, tra l'altro geniale il passaggio di Jerzam, sì, in questo caso davvero geniale, come dici, al limite della doppia, tra l'altro ancora bellissima in questo caso, non ci casca, è rapidissimo ancora da Piran che prova ad entrare, fa tutto da solo e porta in porta il gol, e anche Angiolini che tra l'altro abbiamo visto che Foglio si lamentava proprio con il numero 7 della Junior Fasano. Verrebbe da capire perché, in quel caso probabilmente non so se gli sta dicendo potevi prenderti lo sfondo o potevi semplicemente abbatterlo. No, dicevo, da quello che mi è sembrato di capire, a quel punto farò tirare, almeno vedo dove sta tirando, sì, perché effettivamente, sì, gli ha oscurato completamente lo, sì, schermo. Mi sembra una giusta lettura, certo. Sempre però, perché il fallo ovviamente è già subito un 2 minuti, sì, è un giallo Angiolini, praticamente sarebbe stato con il cappio al collo per tutto il secondo tempo. Quindi sì, ci stava a non commettere fallo, però perlomeno neanche oscurare lo schermo a Foglia. Ora Jerzam. Che bella anche questa. Se a 2 centimetri se la vede lui. No, è incredibile, non li si può lasciare spazio, è incredibile. Cioè un giocatore davvero di queste qualità, appena veramente retto a un centimetro, riesce a metterla quasi sempre in posizioni improbabili per il portiere. Lì deve essere appunto bravo il portiere a leggere e a beccare il tempo, perché altrimenti Jerzam ti ferisce sempre. Intanto 12-11 e manca un minuto e mezzo alla fine di questo primo tempo e il Trieste può pareggiare. Sì, Foglio continua a dare indicazioni sulla circostanza precedente ad Angiolini, non l'ha proprio presa bene, non gli è andata. No. Beh, è chiaro che Foglio di solito quando c'è Bearic dall'altra parte in difesa ha un riferimento importante anche in termini di esperienza. Oggi invece si trova a dover chiamare i suoi, a doverli guidare con giocatori giovanissimi quali sono appunto tutti quelli della Junior Fasano. E quindi è chiaro che nel momento in cui commette un errore importante come quello di Angiolini glielo deve far notare. Intanto ancora Rovatin dall'altra parte, sempre Trieste con Dapiran, gioco velocissimo ancora Milovic che prova a far girare il pallone per Dapiran, che adesso deve prendersi del tempo, cerca ancora e intanto viene fermato con un fallo, no, ancora stavolta Visintin che la schiaccia ancora una volta. Non bellissimo ma efficace. No, questa volta sì, è stato molto bravo nel leggere, sì, il movimento di Foglio. Beccato lo spazietto, Sì, da dire che a mio parere sta difendendo molto bene la Junior Fasano, perché, sì, costringe sempre a questi tiri anche un po' forzati. Ho visto, sì, Dapiran che ha rischiato i passi, poi è riuscito a salvarsi, si muove bene nonostante commette le assenze pesanti. D'altra parte difende bene anche il Trieste, una bella difesa. Ancora io sta bella la palla questa volta per Messina che viene accompagnato all'uscita con non poca violenza da parte sportiva, ovviamente, da parte dei giocatori del Trieste. Intanto ancora Albi Jerzam, Notarangelo si cerca di arrivare adesso al limite del tempo, Jerzam deviato, De Angelis, mancano 20 secondi. Angiolini c'è il passivo, però deve tirare, serve Franceschetti, la mette dentro e solo 10 secondi per il Trieste adesso, rapidissimo, subito in ripresa. Non c'è lo sfondo, ancora, neanche questa volta. Prova a entrare e palla che finisce fuori. Sì, tra l'altro è vicino. Sì. E intanto qui... Sì, è caduto abitosamente da solo. Sì, sì, sembrato, sì, che dire che non abbia subito contatti. Sì, no, infatti non mi sembra di forse con gli estremi, sì, per una... per una segnalazione da parte dell'arbitro. Junior Fasano quindi che va in vantaggio nello sotto, insomma, nello spogliatoio, diremmo meritato, ma in realtà sarebbe stato meritato il pareggio, una bella partita, 13 pari, e se è più che altro il caso che permette alla Junior adesso di andare nello spogliatoio in vantaggio, ma per un semplice motivo, Antonio, perché stanno giocando bene entrambe le squadre. Sì, stanno giocando entrambe le squadre molto bene.
diciamo migliore la lettura nell'ultima azione della Juve, sì, con Angiolini che ha fatto un ottimo movimento a servire Franceschetti, che questa, sì, volta non è riuscito a, cioè è riuscito a non trovare la risposta dell'avversario Milovanovic, sì, e dall'altra parte invece errore abbastanza diciamo forse, sì, la pressione del cronometro ha fatto, esatto, un brutto scherzo a Petkovic. Peraltro i due arbitri in altri momenti e soprattutto altri arbitri avrebbero potuto fischiare uno dei due tentativi di sfondo, quindi diciamo che il Trieste è arrivato anche un po' fortunatamente alla conclusione fuori. Esatto, noi ci siamo appuntamento fra 10 minuti, è andata bene un po' freddo, se vi dire, vista le temperature, sì, non so Trieste forse potete ancora bere un tè caldo.
Torniamo in diretta, sta per iniziare il secondo tempo. Approfittiamo di questo momento per parlare anche delle Final Eight di Coppa Italia che si terranno proprio il prossimo weekend a Salso Maggiore Terme dal 12 al 14 di febbraio. Junior che si è qualificata come settima quando sembrava ormai sfuggita dalla qualificazione. Sì. Prima la sconfitta il pareggio del Bressanone a Cingoli, poi la sconfitta del Merano con il Siracusa hanno portato addirittura in settima posizione la Junior, ricordiamo che le prime 8 si qualificavano, e poi il pareggio tra Sassari e Bolzano ha indicato come avversaria della Junior il Sassari. Quindi questo... E anche il filotto di vittoria insomma è sicuramente servito alla Junior ad acquisire e a riappropriarsi insomma di un posto a nostro avviso che è legittimo nelle prime 8 d'Italia, e comunque anche per quanto visto in questa stagione, certo magari sono evidentemente lontani i tempi degli scudetti, quindi 2013-2014, 2015-2016 e 2016-2017, però questa formazione sta facendo vedere una bella pallamano divertente, soprattutto giovanissima vista appunto la bassa età media della squadra biancazzurra. Intanto sì, è quasi tutto pronto, quasi tutto pronto, si riprenderà quindi sul risultato di 13-12. E si riprende dunque 13-12, come detto a inizio la seconda parte di gara, la prima abbastanza equilibrata, super equilibrata. E adesso da destra verso sinistra la Junior Fasano, da sinistra verso destra il Trieste, e comincerà proprio la Junior adesso Migliorstam. Serve ancora Franceschetti, gran movimento, bellissimo, bellissimo, ha beccato 10 centimetri a far passare la palla, bravo Franceschetti nel movimento, e qui la traversa, intanto la recupera ancora Milovic, serve dall'altra parte Visintin che non sbaglia, ed è dunque 14-13 con la stessa sinfonia del primo tempo, ricomincia questa ripresa, subito un gol per parte. Sì, se nel primo tempo abbiamo aspettato qualche minuto per vedere muovere diciamo lo score sul tabellone, ora subito un rapidissimo botta e risposta. Fortunato, prima sfortunato poi fortunato Milovic nel prendere la traversa e poi nel cogliere subito la respinta e a servire liberissimo Visentin. Poi sta tiro fuori, sì. Però ovviamente è da Piran, molto sportivo da Piran, sì, molto dice sportivo. Che la sì. Beh, anche perché una palla fuori di Jostam sembra abbastanza strana, quindi insomma sì, diciamo si è denunciato subito, esatto, non poteva negarlo, però c'è da sottolineare l'evidenziale sportività del ragazzo Angiolini. Notrangelo perde quasi l'appoggio sul parquet, era Angiolini. Nota Arangelo, ottimo il servizio tentato per De Angelis che si era inserito come doppio pivot. Non ha lo stesso polso però di Iorstam, non ha lo stesso fisico di Franceschetti di De Angelis. No, per agguantare quel pallone sulla linea dei semi è decisamente bollente. Ora il Trieste che ha una chance per impattare quando siamo già al secondo minuto di questa ripresa, piuttosto scoppettante come ritmi, così come i primi 20 minuti perlomeno del primo tempo. Una Milovic. Sì, c'è tutto con... Giusto. Al momento del tiro è stato giusto la segnalazione di 7 metri. E adesso ancora una volta tempi lunghissimi questa partita, anche per le numerosissime interruzioni. Sì, se sforiamo il coprifuoco abbiamo la giustificazione. Infatti sappiamo che per colpa del parcheggio oggi è eccessivamente umido. E adesso però sarà l'occasione per la Piran quindi di riportare il Trieste in condizione di parità con questo tiro da 7 metri contro il numero 16 della Junior Fasano, Vito Fovio. Adesso da Piran contro Fovio ed eccolo, 14 pari dunque al minuto 2 e 30 secondi. Dunque continua questo ping pong tra le due squadre e si ritorna quindi in parità. De Angelis adesso in posizione di terzino sinistro, è chiaramente l'inizio di uno schema che avverrà tra pochissimo. Intanto Jostam dall'altra parte, Notarangelo, ancora Jostam ed ecco Angiolini che torna, sca anche dopo Jostam, palleggia e cerca Notarangelo, fa ancora girare il pallone adesso Angiolini che si alza e tira, ma è bravo questa volta
Milovanovic. Antonio, qui è un tiro che effettivamente un portiere non fortissimo. Intanto qui c'è stato quasi doppia. E dicevamo, magari un portiere non fortissimo riesce a perdersi, però Milovanovic oggi peraltro in giornata di grazia difficilmente lo lascia entrare. Intanto ancora da piano dall'altra parte Milovic. Sì, intanto segnaliamo un piccolo problema tecnico all'aggiornamento del punteggio con il software. Il punteggio 14 pare, siamo a 3 minuti e 24 secondi. Fin quando non si sbloccherà vi aggiorneremo puntualmente a livello di telecronaca. D'altra parte ora Milovic finisce a terra. E intanto adesso ancora Sandrin, chiamato in tanto passivo. Milovic, scavalcamento, serve dall'altra parte, perde il tempo, peraltro commette anche sfondo probabilmente. Sì. E intanto riparte rapidamente Lino Fasano. Peccato perché penso che... è stato qui Franceschetti, bravissimo! Vabbè, ma bravissimo, bravissimo Milovanovic a seguire il movimento di Franceschetti. Questo non è scontato. No, no, assolutamente non era facile. Seguiamo l'azione e la commentiamo fra un attimo qui intanto. 7 metri. Si difese in aria di Notarano. Sì. Ma torniamo un attimo prima, perché dicevamo non è scontato che con la girata del pivot il portiere segue esattamente il movimento andando a proporzionare la chiusura dello specchio. Sono bravo Milovanovic in questo caso, grande parata. E tornando ancora un attimo indietro, Milovic in quel caso dopo scavalcamento avrebbe dovuto andare a rete e non servire l'ala. E intanto il tiro questa volta di Daviran, che dai 7 metri riesce a riportare in vantaggio i suoi. Dunque 14-15 al minuto 4 e 46. Sì, superati i problemi tecnici, quindi siamo ora in on time con il punteggio, con il cronometro. Irstam Angeloni, diciamo questo è un break fortemente voluto da Milovanovic. Ricordiamo si era dati sul 14-12, ora 14-15, ora anche un po' la fortuna per Irstam. Sì, credo si sia spostata la porta. Intanto qui l'arbitro richiama, erano ripartiti rapidamente, sì, però così tanto che erano praticamente sì, in campo 5 quindi. Metri avanti rispetto al punto originario in cui era uscita la sfera. Bratkovic intanto, Milovic, diciamo c'è Milovanovic con una piccola particella del cognome che fa la differenza quest'oggi. E qui intanto dall'altra parte non è da meno, è slanciato intanto Messina nel suo consueto tuffo. Sì, è una sua prerogativa, no? Sì, un giocatore sempre dalle notevoli doti atletiche e balistiche. Intanto Milovic, anzi quasi funambolico. Messina intanto ancora una volta tempo fermo. E intanto abbiamo sentito, no, ancora che diceva Vito, dobbiamo spingere proprio forte, si riferiva probabilmente alle indicazioni al capitano. Sì, braccio alzato e passivo, sì. Sarà passivo adesso Milovic, scavalcamento, entra. No, in questo caso mi sembra sia sì, eccessivo, diciamo, la mi fischia. Sembra inesistente, cioè non c'era sicuramente da fare una segnalazione di 7 metri e la terza di fila insomma per Dapian adesso, che può portarsi sul doppio vantaggio. Tiro e invece la parata di Fovio e il palo, l'invasione netta di del capitano Vicentin. Si oppone quindi Fovio, bravo, ed era questo probabilmente ciò che intendeva ancora prima dicendo dobbiamo spingere tanto, spingere non soltanto in termini offensivi ma anche in termini emotivi. E questa parata di Fovio mantiene la Junior ancora a galla. E adesso Jostam, finta il passaggio, poi finta anche l'ingresso in elevazione con l'avversario, ancora lui il 95 prova a spingere per Franceschetti, recupera palla da Pirana, ma c'è il fallo di Visintin su Franceschetti e sta a vedere che adesso chiameranno nuovamente la segnalazione per pulire. Si continua ancora Jostam, scala De Angelis adesso, rapidissimo Arsenio D'Arangelo, scorre ancora per Albiglia, ma ancora Messina adesso, scambio dall'altra parte, improponibile, ma difende praticamente in area Visintina e dunque sarà ancora palla di Fasano.
Jelsa ancora. Il tiro, il palo, e questa volta è fortunato. C'è il secondo palo consecutivo. È fortunato. E la palla gli finisce addosso in centro a terra. Ramilovic adesso da Pinan dall'altra parte vuole entrare. Rapidissimo, però commesso. Infrazione in questo caso dall'altra parte, lancio lungo per De Angelis, che bravo De Angelis nel prendere il pallone, sorprendendo tutti e garantendo un attacco coordinato e con calma alla propria squadra. Adesso ancora Jostam rapidissimo qui, forse al limite dello sfondo, l'ingresso con la spalla prorompente di Notarangelo. Intanto Jostam ancora, Angeloni, muro. Sì, è un po' forzata questa conclusione. Poi Visintin, efficace nella ripartenza. Bravo Visintin a fintare il passaggio e a ripartire. Ciao, l'avrà fatto miliardi di volte nella sua carriera Visintin, anche in allenamento, semplicissimo questo contropiede. Ma dunque si ritorna sul più 2 a distanza di molti minuti rispetto al precedente. Dunque Junior adesso deve cercare di capitalizzare questo attacco per non perdere troppo la scia del Trieste. E intanto ancora Jostam, Angiolini, ancora Angiolini, Jostam quasi la stoppa, Angiolini, bella la finta, poi prova il tiro, bravo, bravo, bravo. Guarda, in questo caso però la lettura è sbagliata del portiere, sì, che ha detto qui se la passa al pivot perdo un passo, quindi piuttosto mi accentro, anche perché era stato bravo in quel caso, sì, Franceschetti a fare il movimento. Tiro, gol. Sì, intanto per chi ci segue in diretta, sempre qualche piccolo problema tecnico, 15-16 il punteggio, 9 minuti e 20 secondi della ripresa. Da Piran, Milovic, Bratkovic, intanto sì, ci giungono di... anche belle notizie, appassionati della Junior che ci seguono anche da San Francisco, quindi non soltanto dal nostro bel paese. Intanto ancora Lovatin, bravo questa volta Fovio a seguire perfettamente il movimento del giocatore, Lovatin, sì, l'incrocio anche del numero 6 della squadra triestina. E intanto segnazione di 7 metri. E guarda, qui anche a limite, perché è vero che Franceschetti si è girato e stava per tirare, però i due giocatori non hanno in un certo senso bloccato il braccio, l'hanno chiuso quasi un sandwich, e qui forse è generosa la segnalazione ai 7 metri da parte degli arbitri, certo non inesistenti, ma potremmo dire generosa. No, no, diciamo che visa il vantaggio acquisito anche grazie al passaggio area-area di Jostam, sì, sì, sì. Ci sta assolutamente dare questa lettura da parte degli arbitri. Ovviamente il fatto che possa sparare alla porta non... Bella, intanto, in questo caso chiede, bravo, scusa poi Jostam, chiede anche scusa Jostam, ma l'importante era metterla dentro in questo caso. E quindi 16 pari, 10 minuti, mancano 20 minuti adesso, quindi tanto l'arbitro ancora una volta ferma il tempo e Tiziano Di Carolo come sempre attentissimo segue l'azione dall'altra parte. E proprio ancora una volta per il parquet umido dovuto probabilmente al contrasto precedente. Sì, stavo rianalizzando mentalmente, no, rivedendo il 7 metri di Jostam, veramente al limite tra la protesta e il rosso, perché ricordiamo, sì, prendere in passe, sì, portiere, sì, sì, sì. Guarda, un tiro del genere, se è leggermente potente, è il rosso tutta la vita, Sì, se prende il portiere, sì, in pieno volto. Là anche qui ci sono dei portieri furbi che piuttosto si sacrificano, sì, il proprio, sì, volto, sì, sì, per togliere una fetta bella. In questo caso ancora il Trieste che la mette dentro, tra l'altro molto bravo, i due si sono guardati da prima, stavo giusto guardando Bratkovic, sì, che ha fatto il cenno a Visintin dall'altra parte, coordinatissimi. Intanto gran gol questa volta del 7, la mette nel 7, bravissimo Angiolini. 17 pari, 10 minuti ancora, non riusciamo ad aggiornare il punteggio, amici a casa. Intanto ancora dall'altra parte Popovic adesso, che serve da Piran, che però invita i suoi a un attimo di calma, bisogna ragionare, il risultato sempre in parità tra le due squadre. Adesso proprio Popovic da Piran, quasi senza idee, bravo Rovatin, rapidissimo, viene fermato, però ho visto che forse la caviglia si è girata in maniera innaturale, e infatti vedo proprio che il numero 6 adesso, Rovatin, si tiene la caviglia, sarebbe una perdita non indifferente per il Trieste, si rialza, vediamo se riesce ad appoggiarla, e no, sì, infatti, sì, l'appoggia naturalmente, giusto? Sì, è più spavento perché si è messo male, sì, piede. Giustamente timidi di aver fatto, certo, un danno, certo, per fortuna, quindi ci vai cauto. Un giocatore come Rovatin, che fa del cambio di direzione rapido, dell'agilità, il suo punto di forza,
ha nelle caviglie anche il suo punto debole. Adesso si accomoda giusto per verificare col medico sociale le condizioni della sua caviglia, ma pensiamo e speriamo soprattutto anche per il bellissimo gioco espresso che possa rientrare a momenti. Intanto Stojanovic che ha preso il suo posto nel frattempo. Esatto, time out fermo, 11 minuti e 7 secondi, 17 pari per chi ci segue senza poter vedere un punteggio aggiornato. Intanto ancora adesso Popovic da Piran, eccolo qui proprio Stojanovic, Popovic, eccolo qui il numero 15, Stojanovic per l'altra parte da Piran che prova ad entrare. Sì, qua al limite tra sfondo e fallo, sì, nel mezzo però sì, con la difesa che in quel caso si cerca di privilegiare, no, quindi l'attaccante. Intanto ancora dall'altra parte Popovic, aveva spazio qui al limite dello sfondo e che bravo, attenzione in questo momento ci alziamo anche noi in piedi, non possiamo non farlo per questo giovane di ormai non so neanche più quanti 41, anni, perché non abbiamo con il referto, 41 anni, l'abbiamo sempre detto, è entrato dall'altra parte Franceschetti, ce lo siamo persi ma non ce ne vorrà Franceschetti. Sì, una bella girata sui 10 metri, tanto quasi ruba palla da Piranda Franceschetti. Ma dovevamo celebrare Foglio, andrebbe effetto la Foglio. Celebrare Foglio e Rian, intanto sfondo nettissimo. Ancora bravo Franceschetti, ora spinge Angiolini. Sfondo anche dall'altra parte. Guarda, allora in questo caso a mio avviso c'era lo sfondo per semplice motivo. Probabilmente è stato evidentemente accerpato da parte del difensore, ma l'ingresso di Angiolini era evidentemente con la spalla sul petto dell'avversario. Quindi sì, sì, a mio avviso poteva esserci anche lo sfondo. Ma sì, Sandrin ha diciamo accentuato la caduta, c'è da dire, però lo sfondo si fa così, quindi. Sì, 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 esatto. Li avrei visti entrambi, sì, però. Ma tra l'altro torniamo un attimo al risultato che probabilmente non riuscite a vedere da casa, perché adesso la Junior è più sta due, sì, vincendo, quindi 19-17 più 2, ma noi abbiamo ancora negli occhi, ci perdonerete, la parata di Foglio, la doppia parata di Foglio. Speriamo ci sia stato qualche fotografo in grado di prendere l'attimo in cui Foglio era praticamente un satellite in cielo. È stata davvero una parata bellissima, sì, quella del numero 16, la seconda soprattutto. Tantissima scuola, esperienza, accademia, chi più ne ha più ne metta per gli infiniti scudetti vinti dal numero 16 casanese. Intanto Popovic e intanto Zoppetti le pari dall'altra parte a posto Milovanovic, cioè che devo dire il primo tempo è stato un grandissimo protagonista con una serie di interventi decisivi. Intanto Popovic non sa quasi cosa fare, si libera solo tardi dal pallone, ora un po' macchinoso il Trieste, partita tra le spazie da Piran, partita dietro con una curva Angiolini, qui devono esserci due minuti, va per terra, in vita, cioè ne ha portati via tre. Da Piran tra l'altro anche fisicamente è un giocatore che è cresciuto tantissimo, cioè è dotato di una forza impressionante. Credo che questo sia, come dicevi, anche frutto dell'allenamento iperprofessionistico al quale, come dire, si sarà sottoposto soprattutto in Spagna, nei due anni spagnoli, sì, un campionato di un livello sicuramente più alto del nostro. Però Pirano è un giocatore che, come detto, ha detto la sua, terzo classificato nei marcatori complessivi, quindi un giocatore che tanto ha ben fatto all'estero riportando quel che ha potuto in patria. E intanto Antonio, riflettevo però su intanto seguiamo adesso l'azione e commentiamo fra un attimo. Intanto è proprio da Pirana adesso a tirare e lì Foglio aveva messo il piede, probabilmente non molto volontario, si riparte subito, Angiolini vuole entrare, la mette dentro, 20-17, si sta dilagando in questo momento. Sì, cioè io insomma ancora l'ho inventato da casa sua, quasi da Stoccolma, lo deve dire, ha inventato. E guarda, Antonio, punto di svolta della partita, sicuramente Rotin che si è fatto male, è stato incredibile e ho notato soprattutto nelle ultime azioni la mancanza di idee da parte del Trieste, che è dovuta proprio al problema di Rovatin. Rovatin è un cervello in fase offensiva non indifferente e adesso Giorgio Veglia dovrà fare i conti anche con questo problema. Dall'altra parte invece si celebra ancora una volta una grande Junior Fasano che in vista, Antonio, della Coppa Italia del prossimo fine settimana a Salsa Maggiore Terme può davvero vantarsi di un periodo estremamente positivo. Sì, sì, è una Junior che arriva con un grande stato mentale alla kermesse di Salso Maggiore, sicuramente un
una crescita esponenziale vista proprio dalla seconda parte del girone d'andata già, e ancora di più sì, anche in queste ultime gare quando sono giunti punti pesanti anche contro la Corazzata Siena, l'ultimo risultato di sabato scorso. C'è da dire però che è ancora lunghissima perché siamo ancora a tredicesimo, ha ripreso tantissime situazioni a causa del parquet. Intanto ancora Milovic dall'altra parte, da Viran subito il tiro da fuori, questa volta potentissimo, e nulla ha potuto Foglio, la palla gli si schianta sulle mani. Sì, Popovic finisce praticamente in rete, 20-18, qui tra l'altro anche Foglio che ammette la propria colpa al suo ex compagno di squadra, Francesco Ancona, ricordiamo che i due hanno giocato una vita insieme, eppure uno adesso è in panchina e l'altro continua a fare la differenza in campo. Io stavo Angiolini, adesso io stavo ancora in doppio pivot, adesso Flavio Messina, sempre Notarangelo, prova ad entrare, cerca il 95 svedese, adesso Angiolini prova il tiro e sfonda ancora una volta le mani dall'altra parte di Zoppetti. Guarda Antonio, non me ne vorrai, è vero che come hai detto Milovanovic non ha fatto benissimo questo secondo tempo, io non l'avrei tolto. Sì, anche perché sta pagando un po' questa scelta in queste prime fasi, anche se c'è da dire Angiolini ha trovato due incroci dei pali, tolto le così ragnatela, però poteva anche essere più efficace la risposta dell'estremo difensore Giuliano. Ora Milovic ha un po' di spazio, quasi una finta a se stesso, poi Notarangelo tira fuori dalla linea dei 6 metri da Piran e c'è da asciugare il parquet. Notarangelo poi chiede scusa da Piran. Beh sì, credo che attenzione, intanto le due sì, prova a chiedere scusa da Piran, non le accetta, ma è vero, sì per i tre le scintille no, più dalla parte di già però sì, perché l'altro Notarangelo continua a chiedere scusa da Piran, non le accetta. Peraltro da Piran è caduto perché è inciampato poi in Messina che era leggermente più avanti. Spintone direi più che regolare da parte del numero 13 della Junior Fasano. Intanto si riprende da 9 metri adesso con Milovic che prova il tiro e questa volta completamente spiazzato dalla difesa che si era aperta il numero 16 Vito Fovio, e dunque 21-19 con la Junior sempre in vantaggio di due gol. Paga ancora il Trieste quel break bellissimo di qualche secondo fa, ma una partita, il break di Fovio, il break di Fovio, esatto. Franceschetti anche ci ha messo del suo. Dicevamo una partita godibilissima, davvero molto bella, palla a mano a livelli molto alti. Intanto ancora Giolini dall'altra parte prova a far girare, ancora il palo questa volta che si oppone al terzo, sarebbe stato incrocio del giovane numero 7 della Junior Fasano. Nulla aveva potuto anche questa volta Nicolo Zoppetti. Sì, bravo Pippo Angiolini, questa volta sfortunato, il terzo legno colpito in questo secondo tempo dalla Junior. Notarangelo ha questa uscita rapida a chiudere, toglie anche il tempo di pensiero, no? L'avversario che si vede correre un treno nei suoi confronti, poi se sei diciamo tecnicamente dotato riesce anche a saltarlo. Esatto. Ora Milovic entra sempre con la spalla al limite dello ed sfondo. È fortunato perché becca sempre il raddoppio, la prima volta che non becca il raddoppio fa sfondo. Intanto ancora Milovic, il tiro questa volta incrociare ed esulta, sì, una fotocopia. Con tutta la rabbia che c'è, una fotocopia di prima, Antonio, dici bene? Sì, una fotocopia di prima con i due difensori che giustamente vanno sul primo palo e Foglio pure andando sul primo e lascia il secondo libero. In questo caso diciamo malinteso si può dire tra difesa e portiere. È un classico quando appunto la difesa e il muro della difesa soprattutto non dialoga con il non dialoga bene con il portiere, ma è chiaro che a questo punto al minuto 16 subentra un po' di anche stanchezza nei riflessi. Intanto Angiolini, che giocatore e che giocata e che partita del numero 7 della Junior Fasano, che è salito in cattedra nella ripresa. Sì, esatto, un primo tempo non propriamente lucido da parte di Angiolini, secondo tempo di tutt'altro calibro nelle spogliatoie. Avrà intanto trova il palo questa volta quello che c'è Franceschetti dalla a prendere da solo e poi trova Zoppetti, non ha un buon rapporto con il gol questo giocatore, anche se li ha fatti. Intanto qui la Piran è doppia e passi, le ha fatte entrambe, prima doppia e poi passi. Sì, non ci aspettiamo da lui questo errore, sì, perché tra l'altro a un certo punto ha racchiuso la palla fra mano e avambraccio, era evidentemente doppia e poi anche passi. Tornando un attimo indietro al tiro di Franceschetti, a mio avviso non si è trattato comunque di un miracolo di Zoppetti. No, ha tirato male. Bravo, sì, ha tirato male Franceschetti, insomma, che sulla non figura, ha come si vuol dire. Da Piran non è ancora molto d'accordo con la
col fischio di prima, però sinceramente noi sei nervosito, netto, sei nervosito da Pirata. Peccato qui. Il primo errore di De Angeli, può dire, nel match. Gran palla di Holstam ancora adesso da Piran. Visintin prova a rallentare, sempre il numero 5, un po' nervoso fino a questo momento del Trieste. Dall'altra parte prova adesso a rallentare Milovic e da Piran palleggia, permettendo al suo compagno di squadra di lasciare nuovamente il posto a un rientrante Provatin, che adesso costituisce un valore aggiunto per il Trieste. Ancora Rovatin, eccolo qua, riprende di mestizia con la palla, sempre Popovic, Milovic ancora lui, da Piran in posizione di pivot, entra indisturbato Rovatin che dalla panchina si porta dunque questo gol, che portano anche il Trieste sul meno uno. Sì, e abbiamo parlato, no, del problema Rovatin fuori. Sì, subito dimostra la sua, la sua importanza nella squadra. Intanto si time out dunque adesso per la Junior, braccia aperte per Francesco Ancona, che dice: ma come, avevamo una partita in mano e adesso cosa sta succedendo? Ci siamo fatti rimontare un solo punto di differenza. Sì, dall'altra parte, ti lascio l'analisi proprio per introdurre Antonio. Giorgio Veglia può dire: avevamo un attimo di blackout, adesso è entrato anche Rovatin, non facciamo distruggere la partita. Sì sì, torniamo subito in gara. Sì, un paio di errori in fase offensiva della Junior, che aveva avuto anche occasione di resistere sul più 3 con le parate di Fabio, anche con un paio di falli in attacco della formazione giuliana. Non è stata abbastanza lucida, però ci sta, come hai detto tu, nella stanchezza quando mancano poco più di 10 minuti al termine di questa contesa. Però stavo notando prima sull'ultimo attacco del TS anche i continui cambi tattici degli uomini, con Piran che praticamente ha giocato in tutti i ruoli, forse solamente dalla sinistra, sì. non è andato a occupare, però anche come pivot è entrato più volte. Peraltro come pivot poco fa ha aperto il gol proprio di Rovatin, no? Ha fatto un bel movimento, sì, che ha permesso, esatto, al numero 6 di entrare. Ripreso il gioco, intanto ripreso per modo di dire, perché si riferma tutto. Sì, c'è un problema con la palla. Vediamo se ci sarà. No, la sostituzione del pallone non è richiesta, quindi si potrà riprendere. Quindi sul 21, 18 minuti e 57 secondi. Ancora Jotam. Angiolini adesso, scambio rapidissimo tra i due. Si riscambiano, la palla deviata! E questa volta Nicolò Zoppetti aveva evidentemente perso il tempo, la palla deviata lo ha tratto inganno. E dall'altra parte, dunque, adesso il Trieste si ritrova a dover riportarsi ancora sul meno 2, come in questo caso, anzi sul meno 1 con questo attacco, se dovesse andare a buon fine. E intanto adesso Rovatin, bellissima palla per Dapiran che ha tutto il tempo, ma ancora questa volta Fovio, attenzione, non eccitiamoci perché c'è ancora palla per il Trieste con Milovic adesso che serve ancora il compagno. C'è Dapiran che si era liberato benissimo in posizione di pivot, ma che miracolo ha fatto Fovio, Antonio. No, non abbiamo più niente da dire, sarebbe superfluo aggiungere altro. E intanto ancora Popovic cerca dall'altra parte l'ottimo scare, e questo anche è bello, questo è molto bel bello. Gol questa volta di Bratovic, che bravo, che bravo, e anche con molta più bellezza estetica rispetto a quelli visti da Visintin, però ugualmente efficaci. Bravo Bratovic. Sì, ha dato quel tocco di morbidezza, effetto veramente bello. Bravo, peraltro poi entrava da quasi angolo zero, sì, insomma, sì, era stato zero. Bravo De Angelis a chiudergli lo specchio. Vediamo Jolsam dall'altra parte, nota Angelo, Jolsam. Angiolini. Lascia il pallone a Jolsam De Angelis. Jolsam, Angiolini, passivo alzato, passo alzato, cioè il gol di Paolo Messina che è bravo, sì, a posizionarsi dove cade il pallone sulla. Anche se poteva esserci pure il fallo. Esatto, stavo giusto per dirti questo, che a mio avviso hanno un po' lasciato proseguire perché ha preso la palla Flavio Messina, però c'erano indubbiamente gli estremi per il fallo. Intanto adesso ancora Trieste dall'altra parte, 24-22 al minuto 21 in questo momento. Milovic, Popovic, Rovatin, bravo nello scavalcamento e a trovare lo spazio, addirittura la rete. Questo giocatore è un grande giocatore, Rovatin, ne abbiamo parlato quando si è fatto male. Giacomo Rovatin è un giocatore che sa dire la sua, agilissimo, rapidissimo nel cambio di direzione. Sì, ora anche fortunato a riuscire a coordinarsi, a sfruttare anche un po' le spazi che si sono aperti un po' troppo nella difesa della Junior.
Peraltro in quel caso avrebbe potuto anche servire il compagno, ha voluto giocarsi il tiro, che insomma in caduta con Fovio non è mai facile, però è riuscito quindi a mettere dentro il 24-23. Tanto rifiata del proprio Angiolini con Alessandro De Angelis che entra al suo posto, poi mamma mia, aveva fatto qualcosa di magico. Io diciamo... E che poi... bravo Flavio Messina! Guarda, meritava il gol a Juve, perché il tiro di Jason non meritava di fare questa sorte. Bravissimo Franceschetti a salvare sulla respinta, bravissimo Messina. È vero, è vero, è vero. In tutti e tre i casi, grandi giocate, grande palla a mano, parte dal sottomano bellissimo da parte di Joestam. Si trema fino, ancora la traversa. Sì, fino anche alla conclusione di Flavio. Messina, che non, tra l'altro non sempre recuperare palla e metterla dentro. Qui tanto brutto, brutto fallo. È bravo Rovatin a mantenere l'equilibrio. Se avesse voluto rotolare un po' sarebbero stati 2 minuti. Avrebbe imboccato 2 minuti, mentre Fogo non trattiene la conclusione dello stesso Rovatin. Tanto Angiolini rapidamente dall'altra parte, c'è De Angelis, prova a fare da solo, Angiolini la mette dentro. E ora ci sono anche 2 minuti, direi. Tempo fermo. Non era molto sportiva la sanzione. No, ecco, dico, sì, a mio avviso probabilmente c'erano i 2 minuti, però dico l'arbitro non li ha fischiati. Sì, questo sì. Perché abbiamo visto allontanarsi, intanto da Piran prova ad avvicinarsi ad Angiolini per capire le condizioni, numero 7 della Junior Fasano. 26-24, partita punto a punto, davvero molto molto bella. Sì, molto bella, sì, questa volta veramente non capiamo la scelta di non dare la sezione temporanea, anche se no, anche Willia chiede i 2 minuti forse per una circostanza precedente, forse per sì, quello di Flavio Messina, esatto, su Rovatin, quindi nessuna esclusione, 1-1 e poi guarda, tutto sommato quest'anno abbiamo visto arbitraggi peggiori, io direi che no, è stato un buon arbitraggio, c'è stata abbastanza equità e un giudizio abbastanza uniforme tra le due formazioni. Intanto adesso ancora Trieste con Popovic, Milovic subito adesso prova a far girare la palla per Rovatin, che cerca ancora lo spazio con il cambio di rete rapidissimo, palla male trattenuta da Messina che poteva incorrere in una sanzione. Il tiro di Milovic stavolta prova a girarsi la Piran con tutta la forza che c'è, e ancora 25-26, dunque rimane a terra tra l'altro il giocatore del Trieste che era stato oggetto del passaggio, il muro, sì. Di Notarangelo, poi sullo slancio ha travolto anche il giocatore Rovatin, che non è molto fortunato in questo. Milovic era assolutamente non fortunato. Bravo però diciamo da Piran nella girata, sì bravo Angeloni, però non è stato efficace nella marcatura. No, diciamo che Angeloni, ecco, raccoglie l'eredità piano, diciamo sì. Raccoglie un'eredità non semplice, difese ai tempi passati magari di Paolo De Santis, di Zerico Beari, dice nell'ultima stagione. Non semplice per lui oggi, un ruolo che era stato sempre ben ricoperto da alcuni suoi colleghi, però ovviamente quando si poi cresce trovi... anche così, diciamo. Esatto. E soprattutto cresci, come dice Antonio, quando trovi di fronte giocatori della classe cristallina come da Piran. Notarangelo, Jurstam, Alessandro De Angelis, Jurstam. Bravo Zappetti. Poi può andare per 10 centrali Rovatin, e questa volta è abbastanza sbuffoncello Rovatin. questo non si fa. Peggio per lui, esatto, questo vuol dire io fossi Giorgio Veglia, se non fosse così fondamentale come ha dimostrato Rovatin l'avrei tirato fuori a 6 minuti alla fine. Se ti fosse stato un ragazzino sarebbe già accomodato in panchina fino a fine gara probabilmente. Perché tu sul 26-25 a 5 minuti alla fine puoi pareggiare la partita e riportarti su una condizione di parità giocando di lui 5 minuti alla pari, non può commettere una tale leggerezza, specialmente contro il signor mister Longevità di Topol. Notarangelo, Angiolini, Notarangelo, Franceschetti, peccato, qui c'era Franceschetti. Si non riesce a agganciare il pallone a spazio centralmente il Trieste, però poi fa la giunta a Brakovic, però Franco Messina dice che oggi non deve andare così, deve andare Franceschetti, Tommaso De Angelis, Zappetti, poi le sulte in faccia, e questa è una gravissima mancanza di rispetto.
E intanto abbiamo visto però Zoppetti che non è stato molto corretto nei confronti di De Angelis, però ogni tanto anche nello sport si perde il controllo. E intanto Milovic, Popovic dall'altra parte, ancora Milovic, si palleggia quasi sui piedi, sì, sì, è al limite, però l'arbitro è abbastanza vicino, quindi sì, non era comunque, abbastanza sì. Bene, intanto Milovic, bella finta, in questo caso serve ancora il compagno Popovic che viene fermato da Flavio Messina. Sì, però l'arbitro fischia il fallo, aveva recuperato con però... ritardo, sì, c'è il fallo, c'era il fallo, la panchina della Junior un attimo si imbestialisce perché aveva riacquisito la palla, però il fallo c'era indubbiamente, sì, andava fischiato per tempo, magari andava fischiato un attimo prima. E intanto ancora, quindi si riprenderà fra pochissimo dopo che la consueta pulizia del parquet. E intanto 26-25, un'altra grande occasione per il Trieste per poter tornare sul risultato di parità. E intanto vediamo anche Dapiran che si confronta con Milovic, e adesso anche Bratkovic, i tre quindi che stanno provando a capire come penetrare, probabilmente come indugiare dal lato destro della propria azione offensiva. Intanto dall'altra parte del campo, sì, cercavamo un attimo di capire se ci fossero sale perché abbiamo visto Veglia che stava provando a confrontarsi, non ci sono state di sostituzioni, ed ecco appunto Bratkovic che va in posizione di doppio pivote da Piran, ugualmente il tiro ed è il pareggio di Popovic. Ma che bella partita, Antonio, sì, una bella partita. Perdo un po', si è innervosita nell'ultimo frangente. Io però, come dire, reputo di assoluto cattivo gusto, è assolutamente spiacevole, sì, l'episodio di poco fa di Zoppetti che mette sultare in faccia, sì, l'avversario in quella tra maniera. Tra l'altro giovanissimo, tra l'altro De Angelis, però insomma, no, è giusto esaltarsi per un grandissimo intervento, vero. Però in quella maniera, diciamo, non è molto bello da vedere. Poi noi che siamo promotori della sportività in ogni gara, assolutamente. Quindi tanto, buona la difesa, peccato c'era stato Visentino, l'aveva quasi perso, ma subito da Piran che fisicamente in condizioni ottime. Intanto il tiro, la parata ancora di Zoppetti, non mi è sembrata in questo caso una parata però così complicata, il tiro, sì, era anche un po' forzato da parte di Angelini, sì, non era sotto passivo, non ho capito perché tentare questa conclusione, sì. Però tornando un attimo indietro, Antonio, volevo farti notare, a te che sei sempre attentissimo soprattutto all'aspetto difensivo, il movimento sulle gambe rapido di Dapiran che ha risparmiato, sì, solo il gol ma anche l'esclusione al compagno dei minuti, no? Esatto, esatto, sì, sì, sarà una chiave di lettura della difesa ottimale che ha risparmiato, come hai detto tu, l'intervento, cioè si è valuto dall'altra parte, non trova la porta a Popovic che prima invece aveva trovato l'incrocio dei pali, un'azione, sì, simile, Angiolini. Giolini questa volta ancora in realtà poteva servire Franceschetti, sì, anche sulla linea dei 6 metri. Ha voluto... E il tempo passa, sono 28 minuti tra, vabbè, 27 minuti e 30 secondi. E adesso chi vince fa il colpaccio, eh? Una, sì, partita, sì, del genere, chi vince fa il colpaccio. Pallone bollente. Palla bollente, dici bene. Popovic, Rovatin, Popovic, Milovic, Popovic, Rovatin, giro palla centrale, poi palla a Bratkovic, l'angolo zero, seguito da Piran, legge bene tutto. Bella, bella, sì, in segue il movimento, sì, proprio, sì, sì, sì. Cercavamo di capire la fischiata ovviamente, ma sì, bella in entrambi i casi, perché bella sta per l'ala l'inserimento, il tiro appunto di Bratkovic, credo, sì, infatti erano scambiati Bratkovic e Milovic, sì, ma bella anche la parata di Fobio, quindi nell'equilibrio assoluto. Sì, non era solo da Piran, credo, andare a tirare, no, sulla volante chiamata da Bratkovic qui a posizione di ala sinistra, ala destra, da Jörstam. Nell'equilibrio assoluto che sta dettando i tempi della partita, anche in attacco e difesa. Abbiamo visto anche questo bel confronto fra l'azione offensiva del Trieste e la parata del portiere fasanese. Intanto ancora Angiolini, adesso Jörstam, Notangelo, sempre Jörstam, Messina a doppio pivot con Franceschetti, adesso Angiolini provano ad alzare un attimo l'hype. Angiolini, Jörstam! Strike praticamente per Jörstam. Sì, quando mancano un minuto e 10 praticamente al termine dell'incontro, una rete molto pesante questa. Ora Milovic, Popovic, c'è il tocco di Fobio.
E bellissimo. Ora ferma il tempo. Ha messo la mano e ha detto: beh, adesso possiamo continuare. Dai, adesso ragazzi, continuate a divertirvi, io sto qui dietro. Sì, ora è un attacco fondamentale per la Juve, cioè, rischia quasi rallentando il ritmo anche di correre nel passivo. Mancano 40 secondi. Lasciamo giocare, c'ha già ovviamente il fuoco del Temotmare, 7 metri e 2 minuti, sacrosanti. Infatti Antonio, quando ha fischiato i 7 metri, stavo giusto per dire, beh, qui probabilmente c'erano anche due, infatti quell'arbitro indicando Bratkovic e ha alzato poi il braccio destro dicendo questi sono due. Sì, mancano ora... quindi 37 secondi e adesso possiamo dire la palla della vittoria in mano. Nelle mani gelide del 95 della Junior Fasano, la palla che potrebbe definitivamente sancire la fine di questa partita, ma e rientra dall'altra parte Milovanovic, anche lui sì. Partitone per il portiere del Trieste, ma il numero 95 di Alastam la mette dentro ed è 28-26. È il suono della sirena che sentite, però in realtà è il time out che ha chiamato Giorgio Oveglia per dire ai suoi ragazzi: qui se vogliamo fare la storia dobbiamo fare due punti in 30 secondi. Adesso staremo a vedere come organizzerà quindi l'espertissimo portiere, l'espertissimo studente allenatore del Trieste Giorgio Oveglia, che vediamo in questo momento dare indicazioni nello specifico al numero 5 da Pirana, che è anche un po' il giocatore simbolo di questo Trieste. Dall'altra parte invece Francesco Ancona, che sta cercando di caricare i suoi emotivamente, perché i 30 secondi devi metterci tutto ciò che non ci hai messo in questi 29 minuti e 30 secondi della ripresa. Ma che gran partita, Antonio. Sì, da casa si stanno divertendo tantissimo. Sì, tra l'altro veramente 30 secondi fa poteva finire in maniera completamente opposta, sì. Perché aveva il pallone del vantaggio tra le mani il Trieste, sì, poi assolutamente è scottata, sì, nelle mani triestine, è stata un po' più fredda. L'hai definita benissimo, una palla scottante. Intanto qui il fallo. Sì, quasi piedi da Piranno, rimette palla a terra. Ora Fabio para su. Tempo passa intanto rapidissimo, qui da Piran deve provare il tiro e ora Franceschetti non può prendersi uno sforo resistente. Fabio la palla che ancora prova a entrare, la palla che finisce fuori, e con la palla che finisce fuori finisce anche la partita. Visintin abbraccia Fabio e in questo caso abbiamo visto tra i due. Ecco la sirena che aspettavamo. Bratkovic a terra per crampi, perché è una partita che sicuramente ha tolto tutto dai propri giocatori. Intanto Oveglia va a scambiare il 5 con il suo collega Francesco Ancona e gli arbitri, che in buon periodo di Covid quindi non rinunciano al terzo tempo. Vabbè, ormai hanno fatto di tutto il rincamo. Ovviamente cerchiamo di fare dell'ironia anche noi da appassionati di pallamano, felicissimi di aver assistito, Antonio, una partita meravigliosa. Sì, sì, una partita molto molto bella, equilibrata praticamente per 60 minuti. Non abbiamo mai visto che potesse andare da una parte o dall'altra con un indirizzo deciso. Intanto peraltro, Antonio, sì, continua il nervosismo da parte di l'analisi, sì. Un po' che abbiamo fatto live, no? Quindi la palla bollente, chi vince fa il colpaccio, cioè era un minuto dalla fine, tutto si è deciso davvero in 180-120 secondi. Sì, sì, proprio forse 100 secondi, oserei dire. Con la rete di con lo strike di Jurstam, poi con 7 metri procurato da Angiolini, realizzato poi dal solito immarcescibile Jurstam. Sì. Ovviamente diamo ancora ampi meriti a Vito Povero per questa partita, ampi meriti a Tommaso De Angelis, poteva essere un gran primo tempo. E questa è una scena bellissima, la Fasano che festeggia e giunge nella miglior condizione, oserei dire, sì, alla anche emotiva e psicologica, sì, soprattutto da questo punto di vista. Speriamo che recuperi ovviamente dal malanno stagionale Beharevic, che pugliese, possa essere operativo a venerdì in quel senso maggiore terme. È una Junior che comunque è veramente bella da vedere, nonostante le difficoltà oggi, le carenze, sì, pesanti, come detto, di Pugliese, sì, che sì, ha di Beharevic, ha dimostrato ancora una volta di essere squadra, di essere gruppo e di portare a casa il bottino pieno più che meritatamente alla fine, nonostante, no, il pareggio, vero. Sarebbe stato, vedendola dal punto comunque di vista un Giuliano, sì, peraltro bisogna rendere merito anche al Trieste, sì, gran partita del Trieste, davvero molto bella. Antonio,
Chiudiamo con i consueti migliori in campo per le due squadre. Sì, io direi Fovio da parte del, non perché è al centro del campo, perché a tratti hanno giocato bene tutti. Abbiamo avuto la fase De Angelis, sì, la fase Alstam, la fase Angiolini, Fovio, però diciamo, per Costanza Fovio direi su tutti. Trieste, anche hanno da rangere sul punto di salvensivo. Trieste, Milovanovic nel primo tempo, grande partita. Da Piran quando si è acceso, sì, ha brillato, però direi Robertin che si è visto quando è mancato. Esatto, bravissimo. Penso che come sempre hai rappresentato in maniera impeccabile l'andamento della gara, quindi vi auguriamo una buona Coppa Italia e un saluto a tutti da Vito Lamberti. Antonio La Tartara, grazie mille.